in maniera diversa nell'associazione dei partiti. Io trovo che sia veramente un settore interessante di analisi. No, tu chiedi un esempio positivo di digitale. Io nel campo della politica non lo so, ci hanno provato tanto i nostri 5 Stelle, ma non ce l'hanno fatta questa idea dell'interazione che avevano. Podemos ha funzionato un po' meglio, però si è stabilizzato ora in partito e ha generato comunque una forma plebiscitaria, cioè il leader sempre forte. Non lo so, sinceramente non so costruire esempi positivi, se non nei momenti elettorali americani, insomma Obama, però in quel caso lì era una raccolta di fondi più che un'analisi deliberativa interna ai partiti. Quindi non saprei dare una risposta a questa domanda. Scusa, e a Geppo sulla rivolta a Nadia, a Geppo? Quella Su? su... Vabbè, a chi voleva, risponde Mattia, dai. Non mi ricordo. Sindaci. Se le alleanze dei sindaci possano essere un... Ah, sì, sì. Scusa. Beh, c'è. Sì. Lo faccio, risponda sì. Va bene, non posso abusare del mio tempo. Ok, Mattia, a te. Allora, grazie. Io comincio dalla questione del digitale. Io non ho in mente particolari processi deliberativi che riguardino i partiti, ma uno dovrebbe guardare con più attenzione, che siano... Insomma, c'è cioè, appunto oltre il testo di Gerbaudo che però sottolinea delle realtà tutte molto militanti, no? In cui forse, come dire, mi chiedo se la parte extra digitale sarebbe stata così differente da quella digitale. Non so se mi sono spiegato. Infatti, se posso dire, guarda Mattia ha ragione, se posso dire, è come andare indietro al partito di Michels, proprio plebiscitarismo puro praticamente, non è che ci sia tanto. Però la cosa, insomma, in realtà... Il problema è che mancano le sperimentazioni, forse probabilmente mancano perché manca la volontà di dare luoghi di accesso decisionale. E allora è tutto. Cioè, se tu non fai decidere nemmeno fuori, non fai decidere nemmeno online. Insomma, questo, perché ovviamente il digitale potrebbe avere delle potenzialità conoscitive forti. Chissà se si faranno mai le primarie del Partito Democratico a Roma con... Covid in digitale, chissà se uno non deve un po' associare alla proposta di primarie che non siano la solita devastante conta tra correnti, anche una parte, come dire, di discussione deliberativa tramite piattaforma, non lo so. Rispetto alla questione del partito dei sindaci, non ho inquadrato bene la questione, secondo me, nel senso che la questione era l'azione dei sindaci rispetto alla situazione di crisi attuale. Non ho capito bene scusate se sono stato, come dire, deficitario sulla comprensione della domanda. Se mi si può specificare, poi ci ritorno subito. Secondo me la domanda era questa: se la riforma che aveva portato la nuova, o modo diverso di eleggere i sindaci, non aveva, diciamo, avuto un impatto sull'esecutivismo della politica o comunque della demoralizzazione delle assemblee elettive, quindi dei partiti e quindi della deliberazione. Io capisco questo. No, quella era una domanda che c'è stata prima sul rapporto sindaci e primarie rispetto, come dire, al fatto che tutte quante hanno reso più plebiscitario il processo, no? Quando i sindaci divennero, quando si la scelta di arrivare alle elezioni dirette ai sindaci è una scelta che fecero i partiti prima della crisi di Tangentopoli, come strumento per rilegittimare la classe politica, non solo per rendere le decisioni più rapide. Non lo so, è chiaro che a posteriori tutto quello che ha assunto una dimensione, come dire, di maggiore direttismo sembrerebbe aver creato un danno. Mi chiedo però se possiamo ridurlo insomma, ai processi, diciamo, di selezione. Io insisto su una cosa che forse adesso dovrei studiarla meglio, capirla meglio, perché ha a che fare proprio con la cosa che dicevamo prima della classe politica a cui ha risposto Nadia. Io, ma la butto lì come una battuta, ci devo ragionare meglio.
Secondo me noi abbiamo avuto, rispetto ad alcune funzioni, una vera e propria suicidio della classe dirigente. Cioè, non un suicidio, una deliberata espulsione di alcune funzioni. E non è semplice tornarci. Non è semplice tornarci, appunto, alcune si pensava di trovare delle scorciatoie tramite la costruzione del rapporto tra cariche monocratiche e cittadini nel caso dell'elezione diretta di sindaci, però io mi chiedo proprio se la spinta alla ricostruzione di partiti pensanti non venga proprio dalle organizzazioni della società civile, cioè se non c'è, come dire, una spinta che costringa a interagire con la classe politica in un modo diverso, e che però vuol dire da parte delle organizzazioni della società civile di concepire anche in modo diverso il rapporto con le istituzioni. Insomma, non è una cosa che sto dicendo così, ce la sto pensando ora, quindi non a me vengono in mente un sacco di esempi americani, ma non so se sono poi, come dire, le differenze sono abissali per tanti versi, quindi non lo so se anche, come dire, strategicamente le organizzazioni della società, delle forme di pressione anche diverse sulla politica per far veicolare quindi quello che manca al partito pensante. Scusate, chiudo qui, sono stato disordinato. No? Mi fermo. Grazie, Mattia. Rossella. Sì, allora sul punto della formazione politica io credo che sia un punto dirimente. Lo dico perché, insomma, adesso, senza entrare nello specifico, però c'è un grande muoversi a sinistra sull'idea di fondare un partito, guarda che grande novità, di sinistra ecologista. Io non credo in questo tentativo perché, come al solito, si parte dal contenitore, no? Cioè si prova a costruire prima il recinto senza interrogarsi, secondo me, con la curiosità e umiltà necessaria di quali sono i contenuti che tu porti in questo e le forme nuove. Per cui in qualche maniera si cerca di, diciamo, di ovviare alla mancanza di rappresentanza proponendo lo stesso strumento, e questo è deficitario da una parte, ma anche segna il limite di quanto abbiamo smesso di studiare la politica. Io ho avuto la fortuna comunque in adolescenza di partecipare a scuole di formazione politica anche molto tradizionali, e devo dire che poi sono passata nel sindacato, poi nell'associazionismo, questa cura della formazione politica è venuta meno, ma addirittura a un certo punto ne è stato negato il valore. Cioè in fondo i 5 Stelle hanno raccontato e hanno detto che uno valeva uno e che non c'era bisogno, come dire, di una competenza specifica, ma che tutti potevano fare ed essere classe dirigente. Dall'altra parte è mancata una contronarrazione, una proposta che invece su questo investisse, e l'idea che, appunto, lo accennava Mattia, la scelta diretta dei sindaci sia stato anche un modo per espellere la responsabilità della partecipazione e della condivisione. A quel punto la legittimazione diretta è come se fosse stata, come dire, adesso mi avete votato per 5 anni, siamo a posto così, da una parte, e dall'altra c'è stata una torsione tutta italiana, per cui i sindaci, soprattutto quelli delle grandi città, passavano il primo mandato e il secondo mandato sparivano perché già pensavano ad essere leader nazionali. Questo è, diciamo, io credo un tradimento anche del mandato, del secondo mandato, che invece è fondamentale per consolidare quelle politiche a livello cittadino. E quindi questa continua torsione delle novità credo che sia anche uno degli assi di frattura tra la società civile e la politica. Io penso invece che dalle città, dal ruolo dei sindaci, possa passare tantissimo del cambiamento necessario. L'esempio di Roma ne è un caso, ma Roma dovrebbe essere una capitale europea che dialoga con le altre capitali europee, che copia le politiche, che interagisce rispetto a immaginare una visione diversa della città, della mobilità, la gestione dei rifiuti. E mi aggancio a questa cosa per non rubare troppo tempo, e scusate, vado molto nello specifico, torno sul punto della digitalizzazione.
di nuovo vi dico appunto la torsione che c'è stato con l'utilizzo della digitalizzazione rispetto alla partecipazione delle politiche da parte dei 5 Stelle, ma la digitalizzazione per esempio in campo ambientale è fondamentale proprio per trovare quei nuovi bisogni e organizzare i servizi. Penso al grande tema della mobilità, cioè l'intermodalità non esiste nella mobilità senza digitalizzazione. Grazie Rossella. Gaetano. Metà tempo in difesa del sindacato, metà tempo in difesa dei sindaci. Mi è toccato, quindi... Ma davvero io non lo penso per niente che l'elezione diretta dei sindaci sia l'inizio della degenerazione. No, ma penso, anzi, penso il contrario. Ma voi vi ricordate cosa succedeva prima? Prima succedeva che per equilibri interni in una segreteria di un partito, sentiti altri due o tre alleati, si decideva dalla sera alla mattina di far fuori un sindaco, qualsiasi cosa avesse fatto di bene o di male, perché c'era un altro che voleva andare al suo posto, ma vi ricordate? E i cittadini non ne sapevano nulla di questa cosa. Allora non scherziamo, è un'elezione diretta, è un mandato, poi è una delega, non c'è dubbio che è una delega. Ma sentite, adesso non fatemi dire troppe cose, insomma, ho una certa età e vivo di ricordi. Però ci sono 1.000, 2.000, 3.000 persone in una città che seguono quotidianamente ciò che accade in comune, in provincia e tra i partiti politici, forse di meno di questi. Gli altri 100.000 che votano nella mia città hanno delegato una persona ad amministrarli. Se la persona sbaglia, si fan vivi. Se la persona va bene o male avanti, come loro si immaginavano, continua la delega. Non credo che questo sia giusto assecondarlo. Bisogna arricchire la partecipazione. Guardate, io ho fatto un piano urbanistico partecipato. Sapete cosa voleva dire? Voleva dire che le prime assemblee c'erano centinaia di persone. E le altre assemblee a parlare di piano urbanistico c'erano solo gli imprenditori edili contro le decisioni che il piano urbanistico conteneva. Quindi la delega non è la degenerazione e l'elezione diretta che rafforza la delega non è l'inizio del male, io non ci credo. Poi sono convinto ancora che non esista il partito dei sindaci. È un'invenzione. L'ANCI sarebbe il partito dei sindaci. Guardate... Difficile dentro l'ANCI mettere insieme A più B per avere una posizione comune tra le tante migliaia di sindaci. Io ricordo invece, come una grande ferita, che subito dopo la legge sull'elezione diretta ci fu chi, mi ricordo anche il nome ma non lo faccio, si inventò il partito dei cacicchi perché dava fastidio al potere romano. Ma, no, ma non raccontiamoci... Giuliano bene. Amato. Come? Giuliano di nome, Amato di cognome. Sì, perché c'era dialettica, dava fastidio, perché i sindaci rispondevano tutti i giorni ai loro cittadini e in qualche modo procedevano, decidevano. Poi guardate, ci sono delle contraddizioni enormi che noi ignoriamo. Il sindaco c'è scritto che è il responsabile della salute dei cittadini, ma il sistema sanitario non ha nessun rapporto con il sindaco. Come pensate che si possa amministrare in questo modo? La sicurezza, il sindaco ha responsabilità sulla sicurezza nella sua città, ma quando fa le riunioni decide il questore. Ma, è questo il paese reale, no? Non immaginiamoci delle categorie un po' così di comodo, diciamo. Io penso che sia stato indebolito il ruolo dei comuni e quindi il ruolo delle città, la possibilità cioè di fare quello che noi abbiamo in testa, di partire dai bisogni delle città per tentare di inserire delle politiche nuove, rafforzate dalla partecipazione, che rispondono ai bisogni dei cittadini. Se noi indeboliamo i sindaci non andiamo da nessuna parte. No. I conti sociali sono importanti, ma guardate che lì si cominciate a togliere i soldi, eccetera, eccetera. Benissimo, seconda questione. Dopo, Nadia, dopo. Se vuoi difendere anche il sindacato ti regaliamo 30 secondi, ma c'hai solo un minuto e 30. No, volevo dire che tanta nostalgia per i consigli, non me l'aspettavo. Le RSU sono elette dai lavoratori e ricordo... Ti apprezzerà sicuramente, ma dai, vai avanti con i sindacati. Allora, ha ragione Fabrizio quando dice che il sindacato tendenzialmente difende gli stabili.
Io ricordo quando il sindacato negli anni 70 era contro il part-time, adesso non lo è più. Fa fatica a digerire, è un corpo enorme che fa fatica a digerire. Ci sono dei tentativi, benissimo, però in leggera e amichevole, quasi fraterna polemica con Fabrizio. Io dico che sto lavorando una cosa che, se riesco a concluderla, si chiamerà per un lavoro di cittadinanza e non per un reddito di cittadinanza. Perché io credo che un problema di emergenza c'è, e quando c'è si usano i soldi per sostenere i problemi delle persone, ma credo che noi dobbiamo riattivare la strada della creazione di lavoro, anche a partire dagli obiettivi che ci sono in cima. Ma quando parliamo di infermiere di quartiere, o assumiamo delle persone o non viene mica fuori. Quando parliamo di verde, ma o assumiamo delle persone, li facciamo lavorare, oppure non riusciamo a modificare le cose, le infrastrutture, la manutenzione dei fiumi, dei torrenti. E purtroppo l'esperienza che abbiamo fatto di reddito di cittadinanza ha fatto sì che molta gente non cercasse il lavoro di cittadinanza. Ultima cosa, digitale. Ma io sinceramente, dal punto di vista della partecipazione, lo vedo come sempre succede quando si parla solo della tecnologia, come dire, può essere positivo e negativo. Ho chiuso, Fabrizio, non ti preoccupare. Nel senso che dà l'impressione di partecipare. Il digitale dà l'impressione di avere più informazioni e di poter esprimere il proprio giudizio. In realtà la sintesi si fa fuori da quel livello di partecipazione e quindi in qualche misura è illusorio. Grazie davvero. Se conosco Annalisa e Giovanni sentiremo delle musiche interessanti, dato che vi si sono accumulate anche altre cose diverse, perché vi conosco troppo bene, visto che lavoro più con voi ormai che con altri. Diciamo, vi do 6 minuti a testa, Annalisa. Ok, va bene. Allora io comincerò dalla cosa che dalle due cose, diciamo, che ho sentito, a cui ho più una reazione così un po' immediata, no? Allora, il tema è uno quello che diceva Diletti, Mattia Diletti, e l'altro quello che dicevi tu, Fabrizio. E allora, Mattia si chiedeva se come dire, le organizzazioni di società civile, di attivismo civico, potessero svolgere un'azione qualificante anche rispetto ai partiti, se ho capito bene. Sì, a volte succede, capita anche già nella pratica quotidiana, e diciamo non è questa la loro missione. E rientra, secondo me, un po' questa domanda in quel paradigma di... in qualche modo, userò una parola forte, subalternità, no? Del mondo dell'attivismo civico ad altri mondi della rappresentanza, della partecipazione, che un po' anche inconsciamente continuiamo a coltivare. E secondo me anche il tema che ponevi tu, Fabrizio, sulla pulsione di governo, l'hai chiamata così, delle organizzazioni civiche, che a un certo punto proverebbero la pulsione di governo nel senso che reindirizzerebbero, come dire, il loro operato nella forma più tradizionale di quella dei partiti. Anche questo risponde a uno schema per cui, al di là delle scelte individuali, che ovviamente sono altro, per cui chi ha militato in un'organizzazione di attivismo civico a un certo punto possa sentire l'esigenza di fare un'esperienza di governo, ma che la pulsione di governo delle organizzazioni civiche si debba tradurre nel fatto che poi la loro classe dirigente o gli esponenti di esse vanno a completare il loro curriculum di politica facendo militanza attiva o governo nei partiti e nelle istituzioni, è uno schema, è proprio secondo me lo schema che va un po' superato, perché l'azione di governo è quello che ho cercato di dire anche nel mio intervento iniziale. Le organizzazioni di attivismo civico già la praticano ora, e sempre più spesso viene chiesto loro di fare, anzi, da polo di facilitazione, di dialogo, di confronto delle altre parti. A noi che come cittadinanza attiva ci occupiamo di salute, questo succede spessissimo, di mettere allo stesso tavolo gli altri interlocutori del mondo, per esempio delle professioni sanitarie o dei sindacati o delle istituzioni, per costringerli a ragionare tra di loro,
se non è questo ruolo di governo, è difficile trovare, diciamo, un'altra definizione per questo tipo di ruolo. C'è una domanda sulla riforma del terzo settore a cui sicuramente risponderà Giovanni, ma che appassiona anche me. Se la riforma del terzo settore da questo punto di vista sia stata facilitante rispetto alla crescita dell'autonomia civica. Non solo a nostro parere non lo è stata, ma ha perseguito esattamente l'intento opposto, cioè ha cercato di omologare, di regolamentare in una logica che è tutta amministrativa. Vi faccio un esempio: è previsto che ci sia un organo di amministrazione delle organizzazioni di attivismo civico, no? Anche nella scelta lessicale ci si è allontanati dal lessico costituzionale che parla di attività autonome nell'interesse generale e si è utilizzata una logica che è molto quella del punto di vista, in questo caso, dell'amministrazione, partendo da un ruolo delle organizzazioni di attivismo civico che è un ruolo prettamente e prevalentemente economico di fornitori di servizi in delega e non un ruolo politico che è quello che la Costituzione suggerisce per loro. Questo tema costituzionale secondo me è un tema che dovremmo tenere presente perché quando nell'articolo 118 ultimo comma si definisce il ruolo delle organizzazioni di attivismo civico, perché è là che è definito, si parla di attività, di svolgimento di attività nell'interesse generale. Si parla di svolgimento e si parla di attività. Si parla quindi di una dimensione molto forte del fare, della pratica dell'interesse generale porta anche alla necessità di definire meglio cosa si intende per interesse generale. Prima sentivo forse Gaetano che diceva in fondo non è interesse generale perché si tratta di una piccola strada. Il tema non è la dimensione nella quale si pratica l'interesse generale. Il tema è qual è l'oggetto dell'interesse generale. Anche nella ricerca fatta un po' in tempi un po' passati, perché ovviamente Giovanni ci tiene a dire che attualmente il suo oggetto di ricerca è la cittadinanza in generale, questo tema dell'interesse generale abbiamo, a Giovanni in primis e tutti noi anche con la pratica della cittadinanza, abbiamo provato a definirlo attraverso cose molto concrete, quindi non con un approccio di superiorità morale, ma con un approccio che tiene conto delle possibili e concrete definizioni di quel tema, in termini di tutela dei diritti, in termini di cura dei beni comuni, in termini di sostegno ai soggetti deboli. E questo funziona sia quando lo si pratica su una piccola strada, sia quando il contesto di azione è il contesto nazionale. Io non sono d'accordo che la forza delle organizzazioni, anche se la struttura è importante, le risorse importanti sono importanti, non si vive di aria, andrebbero misurate a partire dalla loro capacità di fatturato, come dire, dalle dimensioni del loro fatturato. Un lavoro che abbiamo cercato di fare anche al nostro interno è un lavoro di misurazione degli effetti della nostra attività, proprio perché questa dimensione pratica del fare è molto importante dovrebbe essere molto importante nelle organizzazioni di attivismo civico, misurarne la rilevanza facendo riferimento agli effetti di cambiamento che sono in grado di produrre nella realtà dovrebbe essere il vero parametro di misura più di ogni altro. Non voglio sfuggire all'ultima domanda, che è quella che faceva Fabrizio, perché diceva che era necessario soffermarsi un po' su questa. Se ci sono tensioni o comunque una situazione di articolazione, di complessità, di contraddizioni tra il livello nazionale e i livelli territoriali delle grandi organizzazioni. Sicuramente ci sono. Ci sono delle tensioni che sono legate soprattutto alla grandezza dei corpi centrali, molto spesso anche in termini di strutturazione, di bilancio,
grandezza paragonata invece alla esiguità, diciamo, alla maggiore esiguità delle dimensioni territoriali. Ci sono quindi delle tensioni che riguardano la forza delle strutture nazionali di cambiare, di aggiornarsi, di avere classi dirigenti più nuove, più fresche, più giovani, laddove spesso a livello territoriale questa capacità di rinnovamento manca. E forse l'altra tensione a cui farei riferimento è la necessità proprio di crescere anche nell'esercizio del proprio ruolo da parte delle sedi territoriali, che è una cosa faticosa a cui lavorare. Si pensi per esempio in questo momento alla governance del servizio sanitario, che è tutta, quasi tutta, su base regionale, e che implicherebbe che le articolazioni regionali delle grandi organizzazioni che si occupano di salute avessero la stessa capacità dell'organizzazione nazionale di porsi in dialogo, in confronto, in conflitto se necessario con le istituzioni di riferimento, cosa che è sempre, che è ancora un po' complicata. Da questo punto di vista il digitale può essere una buona cosa, perché noi stessi stiamo praticando in questo momento una vicinanza che forse la prossimità in altri tempi, in fatto di formazione, di creazione di decisioni condivise, ci dava meno la possibilità di realizzare. Paradossalmente questo può essere un portato positivo di questa digitalizzazione un po' accelerata: più occasioni di incontro, di formazione, di condivisione di idee. Giovanni, grazie Annalisa. Sì, grazie. Allora, rapidamente, per fortuna alcune cose ha risposto Annalisa. A Giovanni Carrosio, io non so qual è il significato del dato che tu citi, così come potrebbe essere che lo sviluppo che c'è stato nel sud negli ultimi anni sia legato al trasferimento su organizzazioni di questo genere delle tradizionali forme di distribuzione di denaro un po' per servizi, eccetera. Non lo so, io ho solo messo a disposizione, fatto vedere che cosa, il poco che sappiamo. Sul giro di affari sono perfettamente d'accordo con Annalisa, non può essere quello il criterio devono essere gli effetti diretti e indiretti che in termini di interesse generale vengono conseguiti, qualunque sia il giro d'affari. Sulla legge sul terzo settore anche sono d'accordo con Annalisa, il sottosegretario Bobba, che è l'autore di questo obbrobrio insieme ai funzionari, agli esperti del Ministero del Lavoro, aveva come mission quella di mettere a sistema, questa è l'espressione che usava, il terzo settore, che è esattamente ciò che è stato fatto. Un solo esempio però ho pubblicato su questo, anche di analisi della legge. Se guardate come è organizzato, pensato il sistema di rappresentanza del terzo settore, è esattamente, segue il modello corporativo di rappresentanza, che invece in questo caso, a differenza del caso del sindacato, delle associazioni datoriali, lì dove funziona naturalmente, non è proprio applicabile per una serie di ragioni. Però la volontà era questa, li mettiamo in ordine e lo hanno fatto. Esempio digitale, non c'ho il tempo, però posso leggere i titoli della panoramica di forme di partecipazione digitale che ho, insomma, su cui ho lavorato: produzione e scambio di contenuti, esperienze e know-how, raccolta e diffusione di dati e informazioni, controllo e sorveglianza, tra virgolette, monitoraggio di politiche, servizi, situazioni, deliberazione ed elaborazione di proposte, aggregazione, collaborazione e coordinamento, mobilitazione di risorse. Se avete letto i giornali, durante il lockdown si è creata un'iniziativa online che si chiamava Un'ora d'aria, promossa dai genitori per garantire ai bambini almeno un'ora d'aria durante il lockdown. Si è diffusa da sola in un sacco di città, in qualche città ha avuto successo. Oppure, visto che vi occupate di mapping, guardate i casi di crowd mapping, per esempio dell'accessibilità delle città, che vengono fatte dalle persone, dalle organizzazioni, le persone con disabilità, dalle organizzazioni che si occupano di disabilità. Voglio sottolineare che ho parlato di un fenomeno che esiste, cioè qualche momento della discussione è stato: ma sarà giusto o non sarà giusto? No, è una cosa che esiste.
Secondo l'Istat, in Italia partecipano alle attività dei partiti l'1,1% della popolazione, e invece partecipano alle attività di queste organizzazioni, non di tutte le associazioni, quindi anche la Sagra del Carciofo, eccetera, il 3,8% dei cittadini. Questo fenomeno è nato negli anni 70, prima della digitalizzazione, quando si usava il ciclostile, e Rossella Muroni se lo ricorderà, l'ambiente è nata in esattamente in quel periodo, e la difficoltà di riconoscerlo, secondo me, è la mia opinione personale, ha a che fare con la difficoltà di capire cosa è successo negli anni 70 in Italia, ma questa è una parentesi. La novità di queste organizzazioni è che si occupano di questioni generali e non di interessi privati, e che sono autonome. Cioè, il caso che faceva Rossella Muroni, ambiente contro lavoro, è stato affrontato e risolto senza nessun intervento della politica, senza nessun intervento del governo. È stato affrontato e risolto mettendo di fronte il sindacato, gli imprenditori e le organizzazioni ambientaliste, senza nessuna presenza della politica che è arrivata dopo. Su quello che dice Fabrizio, io non lo penso, ma non è una questione di principio sulle elezioni, no? La voglia di... Sta voglia c'è sempre stata, Fabrizio, si è sempre realizzata quasi sempre per cooptazione, non è dei leader, non è stato un processo che abbia riguardato le organizzazioni, salvo nei casi in alcuni casi delle liste civiche, per quello che io so. In generale, a differenza di quello che pensano i miei colleghi, molti miei colleghi, che molta partecipazione civica favorisce la partecipazione politica, qui è il contrario, che la partecipazione civica è un'alternativa alla certo. partecipazione politica. Vero. Le organizzazioni civiche non spostano voti, mi dispiace se chi coltiva, cioè, ma è un dato di fatto, anche qui non è una questione di principio. E ricordatevi che il rapporto con la politica di queste organizzazioni è molto difficile, molto complicato. Una ricerca fatta qualche anno fa in Europa sui 28 paesi dell'Unione sul rapporto tra queste organizzazioni e i governi ci dice che queste organizzazioni incontrano un politico ogni 4 funzionari. I loro interlocutori sono i funzionari, non sono i politici, e la politica ha un atteggiamento nei loro confronti che a suo tempo chiamiamo sindrome del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, cioè vengono sempre visti come una risorsa e come un pericolo, e penso che questo atteggiamento non sia cambiato. Sui partiti dico solo questa cosa, da ingenuo osservatore della vita pubblica e non esperto di sistemi elettorali, per me una delle cose migliori che si era fatta erano i collegi uninominali col Mattarellum, perché lì i partiti erano costretti in collegi piccoli a presentare candidati di qualità e a discutere con gli attivisti, militanti o chiamateli come, perché poi erano quelli che si dovevano applicare per farli eleggere, chi doveva essere eletto. Finito il Mattarellum, ma è finito questo processo che sarebbe stato interessante di riforma dei partiti. E infine vorrei riprendere una notazione che faceva Francesco Raniolo sul problema del paradigma. Sono d'accordissimo con lui, cioè il problema è il paradigma con cui noi osserviamo questi fenomeni. E mi veniva in mente, mentre lui parlava, quello che diceva Ulrich Beck: noi cerchiamo la politica nel luogo sbagliato, nei concetti sbagliati, nei piani sbagliati, nelle pagine sbagliate dei quotidiani. Cioè, io penso che il modo in cui noi guardiamo la politica, la democrazia, la partecipazione politica, si risponda a un paradigma che ha dei problemi. Faccio 4 esempi. Il problema del sistema della centralità del sistema politico, per cui il rapporto tra i cittadini e la politica è sempre un rapporto di input e output, di domande e di risposte. Alla fine i cittadini quello che possono fare di importante è di mandare direttamente o indirettamente degli input al sistema politico. E questo è già un ruolo subalterno rispetto all'esercizio del potere politico, che è ancora di più lo è perché l'idea è che al centro del sistema politico c'è la decisione. Cioè, il potere politico è la decisione, non è importante quello che avviene prima, non è importante quello che avviene dopo, è importante solo la decisione. Questa passione schmittiana io
sinceramente non la capisco tanto, però prendo atto che c'è, cioè la politica è prendere decisioni. E il terzo problema è la pubblica amministrazione, immaginata come un meccanismo, una macchina stupida, efficientissima, che ha solo il compito di mettere in atto, in opera, tradurre in outcome questi output e che, come sappiamo, non è né efficientissima e nemmeno stupida, nel senso è nemmeno unitaria, naturalmente non ha certo una volontà unitaria. E il quarto problema è lo statuto antropologico del cittadino. Cioè la democrazia c'ha un sacco di problemi con questo cittadino. Posso ricordare Madison, no? Cioè cittadini troppo attivi sono un pericolo per la democrazia. È meglio che eleggano dei rappresentanti che sanno meglio di loro quello di cui loro hanno bisogno. E insomma, questi quattro esempi di com'è il nostro paradigma ci dice che se li teniamo così non le vedremo mai queste cose, non ne peseremo mai il significato e non lo faremo se non riconosciamo, proprio a proposito di queste forme di attivismo, che non c'è una sola arena del conflitto politico, della lotta politica, cioè l'arena, diciamo, istituzionale, elettorale, politico-elettorale, come la vogliamo chiamare. Ci sono altre due arene che sono altrettanto importanti, che sono autonome, anche se in relazione con l'arena politico-elettorale. L'arena del dibattito pubblico, cioè quella in cui alla fine si decide che le persone con disabilità non sono una vergogna da tenere chiuse in casa, ma possono avere una vita normale, e l'arena delle politiche pubbliche, quella in cui si decide in che modo si affrontano i problemi del territorio, delle scuole che crollano, della sanità che è chiusa per tutti i malati normali, eccetera. E qui c'è un'altra conflittualità. Ci sono delle relazioni tra queste tre arene, per esempio il tema degli immigrati, no? Le ha attraversate tutte e tre, ma sui disabili nessuno ha mai vinto o perso le elezioni. Ma come possiamo negare che questo sia un problema politico, risolvendo il quale si incide sullo Stato, sul modo di essere della società? Il conflitto è anche sulla rappresentanza. La rappresentanza è una relazione, per la verità, Fabrizio. Nessuno nasce né rappresentante né rappresentato. Nasce quando c'è una constituency e un rappresentante. Ma quando un'associazione di diabetici va a trattare col Ministero della Sanità, parla a nome, agisce per conto dei 3 milioni di diabetici, ottiene certe soluzioni di cure, di terapie, eccetera, sta parlando a nome, agendo per conto di 3 milioni di persone. Poi in Parlamento ci sarà qualcuno che pensa che i diabetici li rappresentano loro, ma non è così. Se poi chiedete quell'associazione quanti soci ha e se ha parlato con tutti e 3 milioni di diabetici, è ovvio che no, però c'è una relazione di rappresentanza di tipo fiduciario che esiste, è riconosciuta, se no il Ministero della Sanità non firmerebbe quell'accordo con quell'associazione. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, Francesco mi ha molto sollecitato. Penso che uno dei problemi di fondo che abbiamo è ripensare il paradigma con cui conosciamo la democrazia, altrimenti staremo sempre a chiederci se poi questi cittadini potranno influire sui partiti, ma non è questo il problema. Okay. Grazie. Okay. Abbiamo esattamente 12 minuti prima che io dica tre battute finali. Ho visto Nadia che c'è stato molto dibattito, che non c'è bisogno di riassumere perché lo leggiamo tutti. Ci sono al centro di tutto il mio schermo Carmine Donzelli, quale ha seguito con grande attenzione. Mi domandavo, Carmine, se avessi voglia di una tua chiosa sapida, come sai fare. No, io voglio riprendere un momento queste ultime considerazioni di Moro, perché mi sembrano riassuntive del punto di tensione un po' di questa discussione nostra. Nessuno pensa naturalmente che tutto debba confluire in termini di rappresentanza dentro un sistema che ha la primazia della politica, che è quello dei partiti tradizionalmente intesi. Il problema è che esiste una crisi della partecipazione democratica.
non esiste una crisi dell'associazionismo, io non ho mai parlato di crisi dell'associazionismo, ma esiste una crisi della rappresentanza democratica e della partecipazione democratica, nel senso che c'è difficoltà di espressione di quelle che sono le legittime modalità con cui si combinano e si compongono gli interessi della rappresentanza. È il sistema nel suo insieme che non funziona. E naturalmente l'associazionismo, da questo punto di vista, mette in rilievo in maniera molto puntuta, molto forte, le criticità del sistema, ma non per questo le annulla, anzi in qualche modo le esalta. Allora voglio dire che dal mio punto di vista, dal punto di vista di riabitare l'Italia, la questione è di prendere atto di questa crisi della rappresentanza e di andare a individuarne le cause e i meccanismi proprio a partire dai punti del margine, laddove in qualche modo si presentano queste forme di criticità nella maniera più essenziale, più paradigmatica in qualche modo. Questa è la modalità che io suggerirei, nel senso che bisogna andare a vedere dentro questa dimensione più lontana, diciamo, dal centro della elaborazione dei poteri, come funziona la costruzione della domanda di partecipazione politica e in quale modo si può articolare attraverso forme anche diverse, ma in modo tale da partecipare effettivamente alla costruzione collettiva. Se esiste una criticità dei margini, come l'abbiamo noi definiti, cioè se esiste una dimensione della marginalizzazione, questa è esattamente la crisi della politica, cioè la incapacità di coprire in qualche modo tutti gli spazi che in qualche modo devono essere coperti. Quindi io ho la sensazione che in qualche modo in questa discussione di oggi si sia oscillato tra i due poli, diciamo, tra l'idea di una difesa troppo rigida, e in questo concordo, del paradigma di partenza, e l'idea di un sovvertimento di questo paradigma che però mi sembra, nella formulazione che è venuta fuori, un po' estremista, un po' ingenua, diciamo, partecipe della necessità della ricostruzione complessiva di un meccanismo di funzionalità democratica. Mi fermerei qui. Grazie Carmine. Fabrizio, se posso, perché avevo chiesto di poter fare una riflessione, mi concedi la parola? Certo, ma tu, diciamo, forse non hai, cioè, perché in chat io la seguo, ma non c'eri. Dai, no, non c'è problema. No, io volevo portare una riflessione un attimino, no? Cioè atterrare un attimo su quella che è stata l'esperienza SNAI, prima fase, diciamo, sperimentale. E volevo dire due o tre cose. Cioè, una delle cose che ha reso la sperimentazione particolarmente sperimentazione è stata proprio quella che noi abbiamo deciso di parlare direttamente con gli attori rilevanti. E quindi abbiamo rinunciato al dialogo con gli intermediari, proprio perché negli intermediari non riuscivamo a trovare le informazioni di cui avevamo bisogno. Tanto per tradurre, andavamo sui territori e parlavamo con i medici piuttosto che con le associazioni di rappresentanza, con i farmacisti piuttosto che con le associazioni di rappresentanza, con gli agricoltori piuttosto che con... Però al tempo stesso dialogavamo molto con i sindaci e quindi riconoscevamo questo ruolo di rappresentanza ai sindaci, ma non bastavano. Noi avevamo bisogno di dialogare di più e meglio con le comunità. E quindi quello che, tra l'altro, il fatto che abbiamo dialogato direttamente con gli attori rilevanti ha reso questo dialogo più complicato, perché ovviamente quale amministrazione ci vorrebbe per poter fare questo in maniera strutturale? Non commento, no? Già per farlo come abbiamo fatto, chi ha seguito ha saputo che abbiamo molto tirato, diciamo,
i limiti, possiamo dirlo, no? del modo di lavorare tipico dell'amministrazione con SNAI per la prima fase soprattutto. Allora, io dico, porto questa riflessione per dire che anche per avere politiche migliori ci vuole in qualche modo che questa crisi di rappresentanza si superi e che si possa tornare a lavorare con le associazioni, con questo mondo che ha fatto forse ultimamente più nelle politiche più lobby che portatore di interessi veri, tant'è vero che le politiche hanno dovuto andare a dialogare direttamente con, non so se sono stata chiara, un po' difficile riassumere, forse su questo possiamo fare una riflessione più approfondita, però insomma ci tenevo a dire che c'è stato qualcosa che non ha funzionato e che ha reso il tutto più difficile. Grazie Sabrina. Io riprenderei lo spunto di Carmine in questo modo, abusando delle termine arene di Giovanni in un modo un po' appena diverso. Oggi abbiamo discusso di tre arene, dell'arena del pubblico dibattito, che peraltro è il fondamento della sovranità popolare, dell'arena del conflitto e del rapporto fra lavoro e capitale, perché fino a prova contraria siamo ancora nel capitalismo e quindi quella è un'arena fondamentale, anche perché la cittadinanza attiva fa tante cose ma non si occupa del rapporto dei lavoratori con gli imprenditori, quindi non si occupa di una delle fondamentali conflitti e lacerazioni che determinano, dal modo in cui vengono affrontate si determina la storia dei nostri territori. E poi la terza arena che Giovanni invece ha citato, che è l'arena delle politiche pubbliche. Allora, il quadro è un quadro abbastanza significativo, Carmine, cioè riprendo il punto tuo, cioè c'è un'arena in grande sommovimento che riempie un vuoto. Questa arena è diffusa, è in crescita, lo era prima, è innovativa, coinvolge il 3,8% della popolazione anche se la misuriamo in modo stretto. È interessante che è l'unica arena e ci segnala la sua innovatività, perché non è possibile che non ci siano utilizzi appropriati del digitale se non gli esempi di Gribaudo nel campo dell'arena del conflitto lavoro capitale e dell'arena pubblica. Eppure le uniche persone che in questo momento ci stavano raccontando l'arena del pubblico dibattito sono le uniche che ci hanno detto: ma come? Qui c'è una grande, interessante questo, interessante. Perché qualcosa ci dice, visto che siamo tutte persone, come dire, che conoscono il loro campo e la loro materia. Perché è eclatante che è solo in quel campo che il digitale apre, oltre che a degli enormi possibili problemi, delle straordinarie opportunità. Quindi innovativa, capace di raccogliere innovazione, interagisce molto con la pubblica amministrazione, ma questa sua forte interazione, oggi non ce l'hanno detto, è anche la soggetta a un rischio di amministrativizzazione. Oggi non è stato detto, ha un ruolo ancillare, non è il ruolo che piace né ad Annalisa né a Giovanni, ma è un ruolo ancillare che hanno molte, sicuramente anche molte delle organizzazioni che stanno nel 3,8%, che stabiliscono con il potere politico e con l'amministrazione un rapporto ancillare per sopravvivere, per mandare avanti i lavoratori della propria piccola organizzazione con un conflitto che è simile a quello che c'è tra capitale e lavoro. Quindi hanno conflitti tra capitale e lavoro interni alle loro organizzazioni, ma che complessivamente sono un fattore straordinario di innovazione, come ci dice Giovanni. È inutile che dobbiamo domandarci lo fanno o non lo fanno, lo fanno, è questo il mondo. Qual è la straordinarietà? Abbiamo si sentono anche abbastanza lontane dalla subalternità di classe, delle varie subalternità che il pensiero moderno ci invita a incrociare, che il pensiero moderno migliore ci invita a incrociare, quella di classe non è alla loro attenzione. Resta l'attenzione del sindacato, il quale però invece, ce l'ha raccontato Gaetano, abbiamo capito, è arroccato, con delle punte territoriali forse più che nazionali di apertura, di disponibilità, di innovazione, ma con punte di innovazione, con esplorazioni di innovazione. E poi c'è un terreno totalmente non presidiato, che è quello dell'arena pubblica, dove l'amministrazione pubblica sostanzialmente non rinnovata fa burocrazia difensiva, stabilisce con le organizzazioni di cittadinanza, quando va bene, un rapporto come quello che ha descritto Sabrina Lucatelli, l'operazione che ha descritto Sabrina con più,
realizzata da me e da lei, io l'ho fatta da finto politico, ero un ministro, ma che era un ministro politico? No, era un tecnocrate messo durante un governo straordinario, che ha costruito un'operazione entrista all'interno dello Stato, tanto entrista che la politica non l'ha mai sentita sua. Adesso c'è un ministro che ci crede, ma è un fatto, come dire, successivo ed accidentale. È un'operazione entrista, e ce ne sono tante nell'amministrazione pubblica, che spesso si appoggiano a pezzi di sindacato, più probabilmente a pezzi di organizzazione di cittadinanza, o ai sindaci, cioè a quel pezzo di innovazione, o a, come dice sempre Giovanni, non ci sono solo organizzazioni di cittadinanza, ci sono anche i singoli cittadini. Una dirigente scolastica che fa una battaglia civica in un territorio ed è sola, usa il proprio potere in un modo completamente diverso, sta facendo azione collettiva, anche se utilizzando il proprio potere in una modalità che non ha nulla a che fare con il fatto che è un dirigente scolastico, è semplicemente un leader locale. Dobbiamo incontrare tanti, no Sabrina? Allora, i partiti, però l'arena pubblica, ci dice Carmine, è quella dove si prendono decisioni di sistema. Ti potranno non piacere, Giovanni, le decisioni, ma sono quelle che disegnano il mondo in cui viviamo, tutta la cornice, disegnano l'organizzazione sanitaria. Sono loro che hanno disegnato tutte le riforme completamente sbagliate di Del Rio, tanto per dargli un nome, che sono state enunciate una dopo l'altra da Gaetano Satriano. Chi l'ha fatto quello? Un quadro politico. Sì, Fabrizio, però scusami, se non ci fossero stati le nostre organizzazioni cittadini, il Tribunale dei diritti del malato, eccetera, non ci sarebbe stato il Servizio Sanitario Nazionale, no, più da tanto tempo. Giovanni, mi è stracchiaro. Poi le decisioni siano importanti, per l'amor di Dio, ma certo. Mi è stracchiaro, ti sto dicendo che il potere, che indipendentemente da qualunque cosa faccia l'organizzazione di cittadinanza e il sindacato, la politica, cioè i quadri dirigenti della politica, modificano radicalmente il quadro costituzionale, modificano la Costituzione, modificano il potere, disegnano un sistema in cui alla Stato-Regione viene attribuito un ruolo che non ha senso, perché costruiscono una roba alla tedesca senza pensare di costruire un luogo di scontro e compensazione fra Stato e Regione. Questo non ci abbiamo potuto far niente, non ci possiamo far niente. Modificano completamente gli accordi internazionali, firmano l'accordo TRIPS, che modifica radicalmente il quadro dei poteri, decidono o non decidono di entrare nell'Unione Monetaria, decidono o non decidono quali sono i negoziati con l'Unione Europea. Cioè, attenzione, perché decidono radicalmente come verranno utilizzati i soldi ordinari, dei fondi comunitari ordinari, dei fondi comunitari straordinari, e se questi verranno messi per costruire, come dire, e decidono come assumere 500.000 ragazzi nella pubblica amministrazione, cioè modificano radicalmente l'intero impianto della pubblica amministrazione, che stanno modificando in questo momento. Questo non, Giovanni, non staremo a discutere se io non credessi, lo sai anche il mestiere che faccio adesso, in quel mondo c'è una non volere cambiare paradigma, è che ci dice Nadia, ci dice Mattia, che alla fine, come ha detto Nadia, ci piacciono o non ci piacciono, decidono loro, anche se decidiamo che non esistano, sono loro che alla fine selezionano le persone che prendono decisioni, sono loro che presidiano la crisi, sono loro che non hanno preparato in 6 mesi un piano, uno straccio di 5-6 disposizioni che accompagnassero il nuovo semi-lockdown. Cioè, noi ci ritroviamo tutti, sindacato, organizzazione di cittadinanza, di cui mi sento ormai parte, spuria, essendo un animale ormai che non ha più nessuna appartenenza, ci ritroviamo a dovere assumere questi come invarianti, all'interno delle quali fare un mestiere nobilissimo e importante, che può anche a volte ottenere risultati significativi. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo è il tema interessante che rende straordinaria la discussione che abbiamo avuto oggi. C'è un paradosso che probabilmente è un pezzo di grande valore della classe dirigente oggi, che viene dal mondo operaio, dal mondo del lavoro, sta in alcune articolazioni delle Camere del Lavoro e in alcune organizzazioni territoriali del sindacato, e sta in modo massiccio all'interno dell'organizzazione di cittadinanza, e sta addirittura all'interno dell'organizzazione territoriale dei partiti, e sta addirittura all'interno dell'organizzazione territoriale, perché l'esperienza mia di Mattia ci dice che almeno 60.000 membri del Partito Democratico sono delle figure di un qualche spessore dal punto di vista della capacità di dare un contributo. E però nessuna di questi tre componenti, di cui una buona parte nell'organizzazione di cittadinanza, ha voglia di fare politica. Annalisa sa benissimo che io non mi riferisco. Annalisa ha fatto bene a dire quello che ha detto e a ricordare il rischio della subalternità, perché se lei non lo ripete ogni volta, dato che c'è questo rischio continuo che è legato alla contaminazione, alla cattura poi in definitiva nel rapporto sia con PA che con politica. Però questo, lasciatemi dire così, c'è un paradosso. Noi abbiamo delle fornaci in cui si sta formando classe dirigente e non abbiamo citato il mondo imprenditoriale. Lo vogliamo buttare via? Non ci sono alcuni tanti imprenditori di un qualche interesse nel mondo privato? Quindi noi abbiamo delle fornaci sociali, private,
etne all'interno del mondo del lavoro e del sindacato che producono dei quadri di un certo interesse, che fanno bene il loro mestiere, meglio così che farsi massacrare nei partiti, certo. E abbiamo un impoverimento della classe dirigente dei partiti che è drammatica, che è poi quella che ci ritroviamo a prendere decisioni all'interno delle quali questi quadri territoriali devono muoversi. Questo è il paradosso italiano, e credo che sia in qualche modo per noi challenging. Dopodiché io ho fatto la mia conclusione, che non è una, ho solo voluto sottolineare una tensione tra le cose che abbiamo detto, che sono tutte di grandissimo interesse. Sta a Carmine, sta a Mimmo, sta a Sabrina, sta a me, sta a tutto il gruppo di riabitare e capire come posto si possa tradurre. Ho sentito delle cose straordinarie in termini di ricerca, che forse Mimmo avrebbe preferito che io raccogliesse alla fine, del tipo: ho sentito, ci sono delle analisi che possono fare, ma da dove vengono questi? Ma da dove sono venuti gli ultimi 100 candidati nei comuni interessanti? Ma visto che Mattia di Le... esatto, vedo Nadia che assente, cioè ci sono delle attività di analisi e ricerca che si potrebbero fare più consone, credo, Carmine, consone Carmine alla natura degli eventuali volumi della collana Riabitare. Credo che ci prenderemo, se interpreto Carmine e Mimmo, l'onere di provare a buttarli, a riassumere non solo le tensioni, che sono tensioni vitali, o le idee nascono solo dalle tensioni, mi insegna mio amico Gilberto Seravalli, dalle tensioni non fra di noi, dalle tensioni fra le idee, fra la percezione dell'esistenza di tensioni sociali e di contraddizioni e paradossi sociali. Ma ci sono anche attività di ricerca quantitativa che potrebbero essere fatte, interessanti, ne sono usciti almeno 6-7 che non avrei dovuto da statistico raccogliere, non l'ho fatto, proveremo a farlo su carta. Avevo detto a Mimmo che non avrei fatto le conclusioni, non ce l'ho fatta a non farle, perché in realtà mi è sembrato così compatto il nostro lavoro. Grazie Carmine e Mimmo, grazie CDCD. Non ho mai accorto che eravate le sigle incrociate. Palindromo. Palindromo. E quindi temo che anche Giovanni, Nadia, Rossella, Gaetano e Mattia, temo che ci risentiranno. Certo. Basta che non gioca l'Inter, poi non ci sono problemi. Grazie comunque, è stato molto interessante. Grazie, buon lavoro a tutti. Molte grazie a voi tutti. Grazie a tutti. Buona serata, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Grazie a Antonio Volio che ci ha assistito. Grazie Francesco. Arrivederci. Nulla, buona serata. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio, ciao Carmine, ciao Domenico e tutti quelli che sono ancora qua. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Nadia, grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Ciao Annalise. Ciao Carmine. Ciao Domenico. Ciao. Marco, grazie. È mancato il ringraziamento a Marco, lo dovevo fare. Grazie io. Marco. No, grazie a voi. Buona serata. Grazie Marco. A voi, grazie, ciao. E grazie a Mimmarello. Grazie a te. Fabrizio, ehi, bene. Okay. Era già Fabrizio che mi chiamava all'ordine, non gli ho risposto. Okay. Allora, nei prossimi giorni ne riparliamo un po' meglio forse, no? Sì, io penso che dobbiamo parlarne al prossimo direttivo un po'. Sì, forse prepararlo pure un po' con la discussione, perché ci sono tante, come diceva Fabrizio alla fine, tante cose interessanti, sul nostro versante un po' meno, però vediamo come fare, diciamo. Il tema... I luoghi ci sono stati poco, diciamo, anche perché, insomma, ci hanno detto cose più generali, diciamo, interessantissime ci mancherebbe, però per noi... C'era uno sguardo troppo d'insieme, non a sufficienza... Si è tenuto conto del nostro punto di vista, della nostra prospettiva. Ok, va bene. Però spunti bene. Interessanti. Quattro ore di intense, guarda, sono buone. E anche una voglia di partecipazione e di discussione che mi è sembrata... Notevole, sì, buono. Anche senza formalismi, senza complimenti.
Io ho scritto, sì, ho scritto molti messaggi ai nostri di riabitare, fate domande al nostro punto di vista, ma né Arturo né Antonio né ho sollecitato, non so, forse era, se noi esponevamo un po' di più il nostro punto di vista sotto forma di domande, forse era più facile pure un'interlocuzione con loro, però ho visto che no, la pazienza, che c'è? Vabbè, comunque. Non importa, sì. Okay. No, però bene, diciamo, io sono molto molto contento di come è andato. Davvero dobbiamo ringraziare i nostri ospiti che insomma si sono sottoposti a un bello sforzo analitico e anche per 4 ore a discutere con noi. Diciamo. Forse più noi dobbiamo essere in regia un po' di più, diciamo, però insomma. Dobbiamo preparare anche, non basta fare lo schema, diciamo, bisogna anche in qualche modo metterci del nostro alimentare sì. La discussione con una serie di ipotesi e proposte che siano concrete. No, un pochino l'abbiamo fatto con le domande, però guarda che è complicato, vuol dire che ci dovrebbe essere un accumulo di conoscenza e di ricerca che spesso non c'è, quindi loro giustamente hanno ragionato sull'accumulo loro, diciamo, che hanno fatto anche uno sforzo interloquire con noi, quindi è molto apprezzabile. E forse se la discussione la rifacciamo, non fosse mai in un contesto un po' più ristretto, Carmine, potrebbe essere anche più interessante. Comunque quello che viene fuori è la tensione che in questo sì. Campo si manifesta, cioè diciamo, a me sembra che questa sia venuta fuori in maniera forte, cioè sì. C'è chi sottolinea di più, chi tira la coperta dalla parte dell'associazionismo civico, chi la tira dalla parte del sindacato, ma di fatto che c'è un campo di tensione irrisolto, cioè alla fine quello che noi abbiamo individuato è una sofferenza della partecipazione democratica nel suo complesso rispetto a uno schema ideale di sua proficuità. E questa la si vede a maggior ragione se si parte dai margini. Questa è la carta forte che noi abbiamo e da cui dovremmo in qualche modo muoverci, diciamo, per portare un po' di avanzamento e di innovazione in questa riflessione che lasciata tutta all'ambito politologico rischia di essere molto autolegittimante, sì. C'è un serpente che si mangia un po' la coda continuamente. Però diciamo forse una spremitura ulteriore dei loro lavori per pensare a un libricino c'è, diciamo, piuttosto che aspettare che arrivino i risultati che proprio a noi ci interessano, ma c'è un livello intermedio di risultati bisogna sistemarlo un po'. Diciamo, la conclusione di Fabrizio mi è sembrata molto efficace. Alla fine, poi è lui questo qui, certo. La fotografia della sua tensione personale. Barbara, ciao. Eri sotto nome, sotto pseudonimo oggi, perciò no, eri tu questa Colio. Ero io. Eri tu. Ciao, Barbara. Hai twittato. Ciao, va bene. Ho twittato un po', poi non sapevo, insomma, vabbè. Non sapevo di che cosa potevo parlare e di cosa non potevo parlare, infatti poi magari domani me lo dici anche tu, Mimmo, però ho registrato tutto e ho fatto dei tweet dove ho ringraziato tutti i nostri ospiti anche su Facebook. Bene, ottimo, grazie. Va bene. Bene, allora presto, grazie, dai. Ciao Colbier. Ciao, cari, ciao. Bacioni. Grazie Antonio, ancora grazie Antonio. Ci vediamo domani. Va tutto bene, bravissimo, ottimo. Perfetto. Bene, grazie, una buona serata, grazie ancora. A domani. Ciao, un abbraccio. Ciao.